loro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di manager dell'anno, responsabilità sociale di impresa pharma. La motivazione: per la capacità professionale di dirigere lo stabilimento Pfizer ad Ascoli Piceno, uno dei poli produttivi di eccellenza nel panorama farmaceutico mondiale, per sostenere da sempre l'importanza e la centralità dei dipendenti come individui e come comunità. Il premio va a Beatrice Colombo, Pfizer. Beh, una bellissima motivazione, ci arriviamo per gradi. Io prima voglio salutare lei, collegata con me, Beatrice Colombo, Ascoli Site Leader, Pfizer Global Supply. Beatrice, ben trovata, buon pomeriggio, buonasera. Buon pomeriggio, buonasera a lei. E grazie, effettivamente mi emoziona molto in questo premio, quindi indubbiamente è qualcosa, mi piace anche moltissimo la motivazione. Il rispetto delle persone è tra i miei primi valori, quindi essere riconosciuta per questo mi fa estremamente piacere per me stessa, ma anche per il sito di Ascoli e per la Pfizer che mi consente di gestire lo stabilimento in questo modo. Infatti questo era il commento più a caldo e effettivamente vuole, insomma, catturare, per così dire, l'emozione di ricevere un premio in un contesto come quello peraltro che stiamo vivendo e che ancor di più vede protagonista, insomma, il vostro settore, se mi permette. E nella motivazione lei ha già ripreso alcuni punti fondamentali, ma ripartiamo da qui. Intanto, quello che compete direttamente alla sua professione, alla sua professionalità, però tenendo ben presente cosa significa avere tutti i giorni a che fare con individui, con una comunità, queste sono le parole che mi hanno colpito maggiormente nella motivazione. Beh, è un onore. È un onore, è un privilegio gestire un sito come quello di Ascoli, dove ho più di 800 colleghi. Per me è un onore lavorare con loro tutti i giorni, sapere poi di come questo sito è ben presente e legato a quello che è il territorio, a quella che è la comunità ascolana, mi rende ancora più orgogliosa. È quello che veramente mi motiva ogni giorno a mettermi in gioco e a cercare di dare il mio meglio. Ecco, Beatrice, lei giustamente ha parlato di territorio, però abbiamo anche letto, e lo ricordo anch'io, che Ascoli Piceno è uno dei poli produttivi di eccellenza nel panorama farmaceutico mondiale, quindi insomma il lavoro consiste nel partire dal territorio per avere uno sguardo d'insieme veramente a livello globale. Sì, infatti una delle cose che ci piace di più dire nel nostro sito ad Ascoli è che ci sentiamo global, perché noi siamo un sito globale, siamo un sito che distribuisce farmaci in tutto il mondo, in più di 100+ paesi. Ci sono dei farmaci che produciamo soltanto noi nel mondo, alcuni di questi sono anche dei trattamenti oncologici di cui ci sentiamo particolarmente orgogliosi. Allo stesso tempo, sì, siamo molto radicati nel territorio e ci piace essere italiani, ci piace essere di Ascoli, vediamo veramente un valore nella nostra capacità di essere flessibili, di gestire la complessità e di essere, diciamo, di rispettare le persone in tutto e per tutto, sia, diciamo, come individui sia come pazienti. Crediamo moltissimo in quello che facciamo, riteniamo veramente che il lavoro di tutti sia importante, ma sicuramente lavorare nel farmaceutico ti dà questa motivazione che veramente tocchi la vita di molte molte persone, e questo lo sentiamo ogni giorno, in ogni momento che lavoriamo nel nostro stabilimento. Andare a conclusione, insomma, non a caso si parla di responsabilità sociale di impresa, insomma una responsabilità che è ancor più caricata di importanza. Sì, ed è qualcosa, diciamo, che Pfizer poi crede molto, è tra le prime compagnie che comunque mette nella sostenibilità e nella responsabilità sociale uno dei punti cardine della nostra impresa, e lo facciamo a livello mondiale, quindi quando parlo di Pfizer, e ovviamente lo facciamo anche a livello di territorio italiano e ovviamente territorio di Ascoli. Non è a caso che
Abbiamo fatto anche delle opere di volontariato che alcuni dei nostri colleghi quindi danno, prestano anche del loro tempo e delle loro attività per sostenere quelle che sono le attività sociali proprio individualmente, e lo facciamo ovviamente come impresa, soprattutto diciamo, mi piace sottolinearlo, rispettando quelle che sono le diversità di tutti e l'apporto che tutti possono dare a migliorare quella che è diciamo, la vita e la salute del nostro paese. Insomma, per concludere, per salutarla per il futuro, insomma, qual è la parola chiave? Se ne possiamo trovare una, magari anche più di una. Sicuramente per noi, perché Diascoli è questo glocal che ultimamente ci sta facendo tanto. Cioè di riconoscere le nostre radici, di essere orgogliosi delle nostre radici e di vedere quello che possiamo dare agli altri, questo un pochettino vuole essere. L'altra che a cui invece sono molto molto affezionata personalmente, in cui credo veramente tanto, l'ho detto anche all'inizio, è rispetto. Rispetto per tutti, per la diversità di tutti e per quello che ciascuno di noi fa. Questo per me è fondamentale per avere davanti un futuro solido, un futuro che si sostiene. Insomma, non è poco, anzi, insomma, forse è la sfida che ancora di più si presenta di fronte a tutti noi in questo momento. Io ringrazio Beatrice Colombo, Pfizer, naturalmente complimenti per questo riconoscimento. Grazie mille a voi per averci riconosciuto. Grazie e a presto.